principali e le conclusioni del meeting alla luce delle criticità appunto che sono emerse e che avete appunto fatto presente voi esponenti appunto delle società scientifiche e del mondo medico. Guardi, le espongo la situazione dal punto di vista delle malattie respiratorie. Da una parte abbiamo delle problematiche che sono comuni a tutti e quindi un numero arretrato di prestazioni molto elevato da smaltire tenendo d'occhio la prevenzione degli ulteriori contagi. Questo riguarda tutti, quindi spostare un numero maggiore di prestazioni sul territorio, spostare prestazioni a domicilio anche per mezzo di telemedicina. Rimodulare l'offerta di prestazioni eliminando quelle superflue, come per esempio i controlli periodici di malattie croniche stabili, anche rivedendo le linee guida che ci sono oggi. Eliminare le prestazioni che vengono inutilmente ripetute per mancanza di una condivisione di dati, questa è una cosa estremamente importante. E poi organizzare controlli contemporanei sullo stesso paziente nella stessa giornata in maniera multidisciplinare, in modo tale che il cardiologo, lo pneumologo, il diabetologo e così via vedano il paziente nello stesso giorno, riducendo i suoi spostamenti e il suo disagio. Poi a questo si deve aggiungere invece la specificità della pneumologia per quel che riguarda cioè le malattie respiratorie. Oltre a quanto detto sopra, ci sono due punti importanti per noi, che sono che il lavoro arretrato comprenderà non solo i controlli non eseguiti durante il periodo epidemico, ma anche i controlli dovuti ai pazienti che sono guariti dalla malattia da coronavirus, ma che hanno i polmoni compromessi dal punto di vista della funzionalità. E dall'altra parte, la constatazione che il potenziamento specifico della rete territoriale per le malattie respiratorie croniche ha anche una grossa utilità, nel senso che ci rende più preparati a eventuali altre epidemie dovute a virus respiratori, epidemie da virus respiratori che nessuno ovviamente si augura, ma che possono, come in effetti è successo, capitare in qualsiasi momento. Ecco, durante la fase 1 per voi medici c'è stato un grosso problema per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale. Ecco, ad oggi come siamo messi in questa fase di ripartenza? Beh, è difficile rispondere alla domanda in modo unitario perché ogni regione ha le sue problematiche specifiche. In questo momento ci sono ancora dei seri problemi di approvvigionamento dei dispositivi di prevenzione che tra l'altro non debbono essere forniti solo al personale sanitario, quindi infermieri, medici, eccetera, ma anche ai pazienti che si recano in ospedale. Diciamo che siamo... Scusi. Prego, prego. Diciamo che siamo impreparati, siamo stati, come dire, un po' superficiali perché già nel 2007 c'era un documento dell'Istituto Superiore di Sanità e del CCM che metteva in fila tutti i provvedimenti da prendere non solo durante una eventuale epidemia da virus respiratori, ma anche durante i periodi interepidemici e quindi preparando scorte sia di apparecchiature sia di dispositivi di prevenzione. Non dobbiamo più trovarci in una situazione del genere. Ecco, sono state fatte delle proposte, delle richieste ieri anche alle istituzioni europee. È possibile una linea comune per affrontare questa fase 2? Ma io penso proprio che non solo sia possibile, ma sia obbligatoria, perché abbiamo visto che il virus ovviamente non è che fa una distinzione fra la lingua parlata o il paese in cui le persone malate si trovano. Passa le frontiere in maniera assolutamente libera. Direi che se qualcosa ci ha insegnato questa epidemia è, da un lato, la prospettiva europea e mondiale della protezione della salute, e dall'altro lato il superamento delle divisioni a volte artificiose nei vari servizi sanitari regionali italiani che, a mio avviso, in determinate situazioni sono stati controproducenti nel controllo dell'epidemia. Inevitabilmente in questa fase 2 ci saranno appunto delle lunghe liste d'attesa con le aperture anche degli ambulatori territoriali perché ovviamente sono andati ad accavallarsi con il periodo di chiusura totale. Come riuscire a conciliare, diciamo, in questa fase la riapertura della rete ambulatoriale territoriale? Qua la sua domanda è quella da miliardi di dollari.
Direi che si può rispondere in due maniere. La prima è che ci vogliono soldi. Un'altra cosa che l'epidemia ha dimostrato è che lasciando la gestione del sistema sanitario nazionale al Ministero delle Finanze piuttosto che al Ministero della Salute, abbiamo creato dei disastri. E abbiamo creato dei disastri perché abbiamo sottofinanziato il sistema sanitario nazionale e questo ha contribuito ai fenomeni che noi abbiamo visto, sia in termini di diffusione del contagio, sia in termini di mortalità. Quindi il primo concetto è che bisogna mettere più soldi nel Servizio Sanitario Nazionale. Poi ci sono dei provvedimenti da prendere nel breve medio periodo e nel lungo periodo. Sicuramente finanziare un maggior numero di borse di studio per specialisti, in modo tale da coprire tutti i laureati che si laureano in medicina ogni anno, è un provvedimento appropriato, giusto, doveroso, ma che vedrà i suoi effetti fra 3, 4, 5 anni. Nel breve medio periodo, evidentemente, ci saranno da un lato aumentare le ore in cui vengono assunti specialisti ambulatoriali esterni oppure professionisti disponibili a lavorare in libera professione per le aziende sanitarie in modo tale da assicurare un maggior numero di prestazioni. Non dimentichiamo quello che è stato detto pressoché da tutti ieri, e cioè che le precauzioni, le misure di sanificazione e di pulizia che dobbiamo avere facendo attività ambulatoriali in generale allungano i tempi di tutte le visite, in particolare di quelle polmonari, perché evidentemente chi si reca a una visita pneumologica mette a rischio non solo gli altri, ma anche il personale sanitario di trasmettere l'infezione o le infezioni da virus respiratorio.